Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con il Veses, Finestre sulla Val Belluna. La copertina di questo numero è dedicata a Daniela Perco, antropologa e fondatrice del Museo di Seravella di Cesio Maggiore, qui sotto. Le rose che ci sono nel museo con due personaggi del folk, del gruppo folk di Cesio Maggiore. Ecco, viene presentato appunto il Museo Etnografico Dolomiti, questo è il titolo esatto, da noi conosciuto come Museo di Seravella a Cesio Maggiore, qualcosa di grande sul piano culturale nella nostra provincia presentato come lavoro di questa fondatrice Daniela Perco, passione per le tradizioni, alla ricerca di oggetti mestiere e fiabe del passato perché non venissero dimenticati, anche altri oggetti sono stati recuperati. Il giornale presenta la storia di questa persona, antropologa Daniela Perco, la ragazza col motorino, la sua curiosità per le fiabe popolari eh, tra il 74 e il 75 eh, girò in motorino per i paesi del Bellunese con registratore e macchina fotografica per recuperare materiale per la sua eh, ricerca. Viaggia e ricerche anche in Brasile e in Egitto. Laureata nel 1977 eh, con una tesi che metteva a confronto i racconti bellunesi con quelli brasiliani e qui anche la sua visita in Brasile. Poi nel 1979 la nascita del museo a Feltre eh, con il titolo Un centro di documentazione per la cultura popolare. Qui la documentazione fotografica presenta alcuni momenti e protagonisti di questa realtà. Poi eh, nel 1997 la prima sezione del museo anografico di Seravella dedicato alle ricerche su canti e tradizioni popolari. Tra il 1997 e il 2005 il Museo si arricchì di biblioteca, esposizioni varie, pubblicazioni su ricerche specifiche, archivio digitale, sonoro e visivo, quindi divenne un punto di riferimento molto grande e significativo. È grazie alla sua dedizione e alla sua passione che possiamo conoscere il museo per ciò che ora è punto apprezzato di cultura. L'appello per il futuro del museo serve personale, altrimenti si rischia la chiusura. Problemi attuali, l'entusiasmo per andare avanti. Ecco qui una foto del, dell'edificio. Il giornale presenta poi alcuni oggetti esposti al museo eh, sul cui uso, ora eh, passato, si rischia di dimenticare. Abbiamo il Taiapan, abbiamo la bala del caffè dell'Ordo che veniva eh, tostato sul fogher trapano dei restei per preparare i fori esatti per la petenera del, del restrello, macchina per semenare e l'osel che era una, un oggetto che facilitava il trasporto della legna. Poi eh, il giornale presenta la storia delle nostre balie che hanno allevato l'aristocrazia eh, balie da latte che lasciavano, i loro piccoli figli ai parenti e andavano a servire nelle grandi città, nelle case delle persone più ambienti. Ecco, eh, queste persone avevano dei figli che le balie allattavano, venivano denominati figli da latte, si creava un legame che poi qualche volta durava un po' per tutta la vita. Il problema anche del rientro. E poi alla fine degli anni 50 è terminato questo servizio, questo chiamiamolo anche mestiere sotto un certo aspetto, questa disponibilità grazie anche alla trasformazione sociale e poi alla diffusione del latte in polvere. Ecco è interessante nel museo la documentazione presentata. Gli affreschi di Palazzo de Mezan, patrimonio da scoprire a Feltre, una figura di un artista scomparso nel 2007, Fabrizio Barbi, viene presentata. Questo artista, uomo sensibile caparbio, di un artista raffinato e profondo. Grafica e acquarello le tecniche che hanno caratterizzato la sua opera. Al Canton dei Beccanot, in dialetto, presenta il problema delle zanzare e come liberarsi. Un chilometro al giorno toglie il medico di torno, nascono i percorsi della salute, in alcuni comuni sono stati strutturati. Abbiamo poi l'Anello della Valbelluna, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che organizza anche eh, il prossimo 18 di settembre eh, una grande manifestazione, la grande pedalata della Valbelluna da Belluna a Feltre. Ecco, un'interessante azione. Eh, un libro che presenta uno dei personaggi della provincia di Belluno, uno dei pochi giovani arrivato a giocare a calcio alla Serie A, Alessandro Gazzi di Santa Giustina, Un lavoro da mediano, Ansia Sudore e Serie A. Eh, questa persona nata e cresciuta eh, nella nostra zona Santa Giustina, 220 presenze in Serie A in diverse squadre, ora quarantenne con una bella famiglia. Sta cercando ancora di raggiungere degli obiettivi, la laurea in scienze motorie e poi ha conseguito il patentino per allenare fino alla Serie B. Pensiamo che possa fare anche questa carriera. Campus estivi e resti educativi a Santa Giustina, e poi il giornale continua con altre eh, iniziative e proposte che sono sempre abbondanti e interessanti sul Veses finestra sulla Valbelluna. Crescere col centro. Eh, la rivista del Centro Consorzi di Belluno eh, viene presentata dal direttore Edoardo Comiotto, la rivista eh, che in questo periodo, in questo numero quale turismo e sviluppo della nostra provincia. Il presidente del Centro Consorzi Antonio Manzotti eh, scrive un articolo Formazione come leva per ricambio generazionale e futuro dell'imprenditoria artigianale. Ecco, siamo in una fase di passaggio dai eh, coloro che hanno fondato le aziende artigiane e coloro che le riprendono in mano. Quindi cito questa inter, importante, importante leva che è la formazione. Il centro, un centro con servizi e proposte concrete per le imprese è l'annuncio la, e la sottolineatura che fa Michele Talo, direttore del centro Consorzi professionalità nell'utilizzo dei macchinari, poi due principi, semplificazione ed economicità, obiettivi da raggiungere con il supporto e l'aiuto del centro Consorzi. Vengono poi presentate una serie di interviste, la prima a Federico Dinca, attuale ministro del governo, Libro Bianco per ridurre l'astensionismo, gratitudine per gli alpini. Le proloqui italiane hanno un valore inestimabile, ecco in questa foto che presenta, eh, presenta Dinkà eh, con eh, presenta la provincia Padrin, eh, Demenek e altre persone interessate al servizio delle comunità. Dario Bond, eh, la sua intervista, viabilità, progetti, fondi comuni confinanti, eh, azione e responsabilità che ha ereditato dall'onorevole Demenek, legge il quadro della montagna. Ora in, in stand-by proprio per la caduta e in attesa del nuovo governo la filiera forestale. Abbiamo poi l'intervista a Elena Donazzan, assessore, reazione aziende aumenti materie prime e costi energetici, programma occupabilità, lavoratori, Veneto Welfare, tutte problematiche interessanti per la nostra regione Veneta. Eh, Gianpaolo Bottacin. Assessore, molto conosciuto e operativo anche nella nostra provincia, ma non solo, parla di protezione civile, incendi, gestione territorio e interventi in provincia di Belluno, eh, che lui conosce bene proprio per la sua operatività a diversi livelli. Giro d'Italia per la promozione del territorio, Turismo sulle due ruote per il suo sviluppo. Sono punti dell'intervista fatta a Roberto Padrin, presidente della provincia, oltre che sindaco di Longarone. Intervista a Paolo Doglioni, eh, presidente della commercio tenuta della provincia, il ruolo delle attività produttive del commercio, turismo e servizi, anche questa è una problematica che il eh, signor Paolo Doglioni segue con interesse, passione e anche abilità. Provincia di Belluno, quando indici, indici demografici, ecco una intervista a Diego Cason, sociologo. Gli indicatori demografici della popolazione sono importanti e significativi. Ecco, il professor Diego Cason presenta anche sei cause che eh, fanno ritardare e creano la, la nascita dei figli e provocano quella denatalità che caratterizza, come si vede qui dal grafico, tutti i comuni della nostra provincia, salvo quattro, con lieve incremento in positivo. Eh, De Bona, presidente eh, della Nazionale dell'Unaie, Unione Nazionale Associazione Immigrati ed Migranti, eh, nuovi iscritti all'Aire dei bellunesi 1400. Che De Bona è stata intervista per la sua azione continua, costante e appassionata ai problemi dell'immigrazione. Abbiamo poi la documentazione fotografica di iniziative create dal Centro Consorzi e poi una nuova, una nuova disponibilità, formazione per il restauro storico di arredi religiosi, tecnico specializzato in intaglio e scultura su legno. Ecco, le molte realtà presenti nelle nostre comunità fanno sì che questa abilità abbia anche uno sbocco operativo. Ecco, poi il giornale continua con altre documentazioni. Crescere col centro periodico del centro consorzi di Belluno. Passiamo infine a Confcommercio Belluno Magazine, rivista di Confcommercio Belluno. Ecco il filo diretto con il presidente che abbiamo ricordato poco fa, Paolo Doglioni. Ecco, guarda le opportunità che si creano nella nostra provincia anche in prospettiva della, delle Olimpiadi Milano-Cortina, però ci sono anche timori, dice, nelle vicende della politica nazionale, in particolare per la legge sulla montagna. Le imprese hanno necessità di una guida autorevole e di uno Stato capace di accompagnarle in uno dei momenti più delicati della storia repubblicana. Nel quale già pesano i timori legati agli scenari internazionali, ai costi energetici e alle difficoltà legate al mondo del lavoro. Ecco, Un'analisi che guarda avanti anche con un filo di pessimismo. A Belluno con Commercio si parla eh, dei nuovi modelli di turismo. Ecco, un convegno che si è realizzato lo scorso primo luglio. Eh, interessanti esiti per gli operatori turistici attenti alle dinamiche nella scelta della destinazione. Importante mantenersi aggiornati sulle problematiche. Erogazioni pubbliche: necessario adempiere gli obblighi di pubblicità e trasparenza da indicazioni. Poi il fondo montagna, assegnate le risorse alle imprese delle aree sciistiche. Ecco, arrivano dei ristori per supportare le difficoltà di queste aziende. aziende. Olimpiadi 26, firmato un protocollo per la sicurezza, contrasto per la criminalità, dichiarazione telematica dell'imposta di soggiorno, gli operatori non la vogliono, è un ulteriore adempimento burocratico che agli operatori del settore sembra qualcosa di inutile, una specie di doppione. Un problema la vendita telematica fare in proprio oppure appoggiarsi a qualche realtà e qui vendere su amazon presenta vantaggi e svantaggi e invece mettersi in proprio vantaggi e svantaggi gli operatori hanno la possibilità di verificare le scelte più opportune un'altra problematica che si crea nelle nostre strutture commerciali ricettive, pubbliche esercizi, la guerra dei diritti d'autore tra SIAE e LEA. Eh, la SIAE fino a poco tempo fa era l'unica che eh, riscuoteva le tasse per i diritti d'autore italiano, autori editori, eh, grazie a una normativa europea si è creata anche un'altra struttura, Liberi Editori Autori, c'era stata una convenzione che adesso è terminata e quindi. Gli utenti sono un po' presi tra queste due realtà. Abbiamo poi la documentazione degli incontri eh, del Confcommercio con i vari sindaci della provincia per essere in sintonia con le persone e con le problematiche che si creano in questo tipo di attività. Ci sono poi gli annunci, ecco, da una pubblicità interessante, il centro congressi di... Longarone ci sarà in ottobre l'Expo Dolomiti, la stazione in montagna. Poi fine ottobre la Reda Mont e finalmente, una tradizione mh, significativa, la mostra del gelato. Ecco, abbiamo visto Concommercio Magazine, rivista di Concommercio Belluno. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno.